piuttosto certo che la Terra sia invasa dai cosiddetti alieni e che si rapiscano gli umani. I presunti rapiti dagli alieni parlano di procedure pianificate, descrivono il fenomeno con gli stessi termini, gli stessi dettagli. Le testimonianze si ripetono sempre uguali e chi le rilascia non ha nulla da guadagnare. Ma allora gli alieni sono una realtà o un'invenzione? È ipotizzabile un'altra spiegazione? Il neuroscienziato Michael Persinger crede che questi inquietanti visitatori potrebbero essere l'effetto di forze esterne sul cervello. Se una fonte esterna riesce a indurre un'intensa esperienza a livello psichico, essa, seppur bizzarra, può essere interpretata come reale, al pari di qualsiasi altra esperienza. I soggetti non mentono, sono sinceri, ma la loro coscienza è stata alterata. Secondo Persinger, taluni eventi naturali possono scatenare esperienze aliene. Quelli legati alle variazioni di campi elettromagnetici della Terra, in primo luogo le tempeste geomagnetiche. E allora che queste visioni sono più probabili? Le tempeste geomagnetiche hanno luogo quando il campo magnetico della Terra viene investito dal vento solare. Poi ci sono gli eventi legati alla tensione tettonica, cioè quella che si manifesta all'interno della Terra spesso prima di un terremoto. Questi complessi campi elettromagnetici possono influenzare il sistema nervoso. Ogni anno sono sempre di più gli avvistamenti a cui sembra non si possa dare una spiegazione se non ricorrendo sempre agli oggetti volanti non identificati, agli UFO. Anche se a giudizio di molti scienziati alcuni effetti luminosi nel cielo sono dovuti a scariche elettriche causate da movimenti nelle profondità della Terra. Bene, con tutto questo una spiegazione scientifica condivisa, almeno per il momento, non è ancora stata trovata. La maggior parte delle strade non sono costruite a caso. La maggior parte di esse sono costruite su antichi percorsi, vecchi sentieri, e gran parte degli antichi sentieri seguivano o erano vicini a letti di fiumi prosciugati, gran parte dei quali un tempo erano faglie, solchi dove si accumulano tensioni geologiche. Quindi certe strade, certe aree, hanno più probabilità di essere associate a manifestazioni luminose. Se l'induzione elettromagnetica fosse molto intensa, potrebbe far perdere conoscenza. Le presunte vittime di rapimenti alieni sono convinte di aver visto gli extraterrestri sulla Terra. Ma per gli scienziati, per avere qualche possibilità di trovare un alieno, dovremmo cercare su un pianeta a circa 800 milioni di chilometri dalla Terra. Certo, quelle degli scienziati sono soltanto supposizioni, esattamente come quelle degli ufologi. A circa 800 milioni di chilometri dalla Terra si trova Europa, una delle sei lune del pianeta gigante, Giove. Fotografie satellitari della superficie ghiacciata di Europa ci mostrano che essa possiede uno degli elementi essenziali per la vita. Si parla di enormi quantità d'acqua, un vero oceano profondo forse un centinaio di chilometri. Europa, con il suo oceano, contiene circa il doppio del volume d'acqua di tutti gli oceani della Terra. La cosa interessante di Europa è che è provvista di un oceano di acqua, sotto la cui superficie, probabilmente, ci sono vulcani, come quelli presenti sotto gli oceani della Terra. E questa è una fonte di energia di lunga durata, e quindi abbiamo acqua liquida, una fonte di energia durevole, e il materiale organico proveniente dalle comete che cadono su Europa, cioè gli stessi elementi che hanno innescato la vita sulla Terra. Ma se ci sono forme di vita su Europa, esse si sono sviluppate nella più completa oscurità. Senza la luce per la fotosintesi, la vita deve essersi evoluta usando un'altra fonte energetica. Ma è molto complesso studiare Europa e quello che si trova al di sotto della sua superficie. Le sonde avranno poco tempo per portare a termine la missione, poiché Europa si trova all'interno della cintura di radiazioni letali emesse da Giove. Pensiamo che le missioni avranno solo circa un mese di tempo prima che le navicelle vengano contaminate dalle radiazioni. Ma c'è chi sta già guardando oltre quell'orizzonte, sperando di scoprire nuovi pianeti al di fuori del nostro sistema solare che possano ugualmente accogliere la vita. Ma le distanze sono quasi inimmaginabili.
cercare di individuare un nuovo pianeta nell'universo è come guardare la Luna con un binocolo e sperare di vedere un astronauta che ci saluta. A differenza delle stelle, che ardono grazie all'energia di intense reazioni nucleari, i pianeti riflettono semplicemente la luce. Possono venire facilmente occultati dalla luce del loro sole. Gli astronomi hanno dovuto mettere a punto nuovi metodi per individuare i minuscoli pianeti persi nello straordinario bagliore solare. Esattamente come l'atleta che lancia il martello viene spostato dal centro, così i pianeti, orbitando attorno alle stelle, le fanno oscillare. Questo movimento è un segno rivelatore della presenza di un pianeta accanto alla stella. Le variazioni sono minime. Per esempio, la Terra, girando intorno al Sole, lo trascina leggermente, producendo una variazione di pochi centimetri al secondo nella velocità del Sole nello spazio. L'effetto è talmente minimo che può essere notato soltanto confrontando la posizione delle stelle in un arco di tempo di mesi, se non di anni. Grazie a questo metodo, gli astronomi, nell'aprile del 1999, riuscirono in un'impresa straordinaria. A 44 anni luce, in un nuovo sistema chiamato Upsilon Andromeda, individuarono tre enormi pianeti orbitanti attorno ad una stella. Come Giove, questi pianeti appaiono come delle gigantesche sfere di gas in combustione, così grandi da nascondere ogni pianeta delle dimensioni della Terra che potrebbe ospitare la vita. Per cercare forme di vita aliene, la NASA ha ideato due nuovi telescopi satellitari che saranno inviati in orbita intorno al Sole. Ma come fare a capire se su un pianeta esiste la vita? Una sorta di principio empirico consiste nel cercare un puntino blu nell'universo. Poi cercheremo alcuni elementi rivelatori. L'idea di base è che se individuiamo un pianeta nella cui atmosfera ci sia acqua, anidride carbonica e ozono, allora potremmo aspettarci di trovare forme di vita fotosintetica. Se un pianeta emette dei rumori, su di esso potrebbe esserci la vita. Il suono della vita sulla Terra si espande nello spazio da circa 80 anni. Sono più stelle nell'universo che granelli di sabbia su tutte le spiagge della Terra. E molte di esse avranno dei pianeti che orbitano loro intorno. Quando ci si riferisce a numeri così incredibili, non ho alcun dubbio che da qualche parte nell'universo debbano esistere forme di vita intelligente, vita che per svilupparsi potrebbe aver richiesto dai 5 ai 10 miliardi di anni. Contattarla è un'altra questione, ma credo che ci sia. Sarebbe forse davvero presuntuoso da parte nostra pensare di essere l'unica forma di vita evoluta in tutto l'universo. Un nuovo tema ci porta indietro nel tempo, arriviamo nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia è divisa in due blocchi, il nord è occupato dai tedeschi mentre il sud è in mano alle truppe alleate che sono bloccate sulla cosiddetta linea Gustav, il cui punto nevralgico è Cassino. Gli alleati decidono di sbloccare la situazione bombardando l'abbazia e la cittadina di Cassino, ma poco tempo prima molti camion erano partiti diretti verso Roma. Cosa contenevano quei camion? Chi era il comandante tedesco che li comandava e perché si decide di distruggere l'antica abbazia? Ricostruiremo l'oscura vicenda dell'abbazia di Monte Cassino e del suo tesoro trafugato dai nazisti. Torneremo in America, nel Grand Canyon, per seguire le tracce di mummie al di là dell'oceano. Prima, tra pochissimo, dopo...